Allora, Matteo, era una partita difficile più che altro non per la forza degli avversari, ma per un terreno di gioco che non permetteva sicuramente giocate che il Legnano è capace di fare, però sono arrivati 3 punti. Ecco, in ottica e in prospettiva futura, 3 punti importanti. Beh, sicuramente 3 punti importanti al termine di una settimana dura. Sicuramente abbiamo preparato la partita per giocarla, poi il campo non l'ha permesso, però in questi casi bisogna sfruttare gli episodi, siamo stati bravi a sfruttare l'episodio favorevole, poi con sofferenza, perché comunque il draw, la classifica dice che è in fondo, però il campionato abbiamo visto che è equilibrato e sicuramente una buona squadra. Le prossime partite, calendario dell'anno, dovrebbero essere abbastanza favorevoli, perché sulla carta non ci sono scontri impossibili. No, ma nessuna partita è impossibile, noi cerchiamo di giocarcela con tutti. Sicuramente, ripeto, siamo contenti della settimana. Dico, posso dire che questa squadra alla fine, da quando abbiamo iniziato, ha sbagliato una partita che è stata quella a Villavalle, sicuramente come approccio, atteggiamento, però appunto con queste 3 partite successive alla trasferta di Bergamo, di Villavalle, abbiamo dato dimostrazione di aver avuto una buona reazione, penso, quindi siamo abbastanza soddisfatti. Secondo te le aspettative di Manzo sono state, come dire, esaudite? Cioè il gioco si vede, la mano di Manzo, la mano al tecnico si vede? Sì, noi siamo contenti perché comunque, a parte il mister che è nuovo, la squadra è praticamente tutta nuova, quindi è chiaro che ci voglia un po' di tempo per i ragazzi conoscersi, stare insieme, e penso che piano piano, partita per partita, si stia vedendo anche qualcosa di piacevole, ecco. Sicuramente oggi non è il caso, non è stato oggi il caso appunto per il campo, perché era al limite della impraticabilità. Così di essere a gennaio, secondo te la squadra avrà bisogno di essere ritoccata, rinforzata? Ma guarda, adesso, come hai detto te, ci mancano 4-5 partite prima del mercato, che apre il 2 dicembre. Noi siamo contenti di tutti i ragazzi al momento, vedremo come si evolvono le cose in queste 4 partite, poi con la società decideremo se ci sarà qualcosa, sicuramente comunque sarà qualcosa per migliorare. Ecco. Forse una punta? Ma vedremo, una punta, un difensore, un centrocampista. Dopo 4 partite vedremo quello di cui c'è bisogno, ci siederemo insieme appunto alla società, al mister, e ripeto, dovrà essere una cosa sicuramente per migliorare. Noi siamo contenti ad oggi tutti i ragazzi, almeno per quanto mi riguarda, quindi per ora va bene così. Ecco, a livello societario state tenendo comunque un profilo abbastanza basso, però diciamoci, ormai abbiamo superato un terzo di campionato, quali sono davvero le aspettative di questo Legnano? Cosa può fare da grande in questo campionato? Ma io penso che il Legnano fossero un po' di anni che questa piazza non facesse un buon campionato in Serie D, quindi già essere in questa posizione, far contento un po' la gente, dare soddisfazioni, penso che sia l'obiettivo principale. Poi io, come ho detto all'inizio dell'anno, l'obiettivo è arrivare a fare il meglio possibile delle proprie capacità, ecco, noi cerchiamo sempre di fare il 100% più, noi tutti i giorni al campo, il mister, i ragazzi, e poi alla fine tireremo le somme, dai. Ok.